Pescara si apre alla musica classica e sabato sera al Teatro d'Annunzio dalle 20.30 andrà in scena il Rigoletto di Giuseppe Verdi, che rientra nel cartellone estivo del Go Festival Abruzzo Terra Madre, organizzato dall'associazione Guardia Grele Opera. Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con l'ente Manifestazioni Pescaresi e il patrocinio del Comune di Pescara. Un lavoro reso possibile dall'intuito del direttore artistico Maurizio Colasanti, che insieme alla soprano Susanna Rigacci e ai musicisti Giuliano Carella e Aldo Tarabella hanno selezionato i cantanti tra i numerosi aspiranti da tutto il mondo. Rigoletto, afferma il maestro Colasanti, non è solo un dramma ricco di passione, tradimento e vendetta, ma incarna una meravigliosa corrispondenza tra la bellezza melodica e la potenza drammatica della musica. Io penso che una rappresentazione del genere con la joint venture con il teatro di Guardia Grele sicuramente è un'opportunità perfetta, perché comunque intanto rappresentiamo un'opera classica che è conosciuta da tutti, reinseriamo un'opera lirica e io penso che la cittadinanza pescarese lo accoglierà con un grandissimo interesse, anche perché noi abbiamo l'arena all'aperto, inserita in un contesto all'interno della pineta d'Annunziana, di fronte al mare, quindi sicuramente abbiamo tutte quante le caratteristiche per poter far bene. Abbiamo lanciato tantissimi giovani nel giro di questi 6-7 anni ed è stato veramente gratificante, ed è gratificante vedere come loro rispondono, cioè portano Guardia Grele Opera nei loro curriculum, cioè io vedo che te li ritrovi nei grandi teatri, certo. E li abbiamo lanciati, e questo è lo scopo ad esempio della mia figura in questa situazione, per cui sono felicissima che questi giovani possano avere un pubblico come quello di Pescara.